È una calma apparente quella di Bengasi dopo gli scontri che nella notte hanno portato alla cacciata del principale gruppo paramilitare islamico. Il bilancio è di almeno 4 morti e di decine di feriti. Alcune fonti parlano di 6 membri delle forze di sicurezza libiche giustiziati. I manifestanti hanno assaltato la caserma della milizia islamica radicale Ansar al-Sharia, poi la sede di Rafallah al-Sahati. Non ci fermeremo fino a quando toglieremo di mezzo questa brigata. La brigata Rafallah Sahati è finita, non appartiene all'esercito. Un esercito che uccide il suo popolo non è un esercito. Gli scontri sono iniziati in seguito a una marcia alla quale hanno partecipato circa 30.000 persone. Lo scopo era proprio quello di protestare contro la presenza di milizie armate, spesso fuori dal controllo governativo, nella seconda città libica, a iniziare da Ansar al-Sharia, considerata responsabile dell'uccisione la scorsa settimana dell'ambasciatore statunitense.